Buongiorno e per la grazia di Dio siamo giunti anche alla fine di questa settimana, oggi sabato 25 dicembre e siamo grati e riconoscenti al Signore non perché crediamo che il Signore sia nato in questo giorno, ma perché un giorno Lui è nato nel nostro cuore, avendolo riconosciuto come personale salvatore della nostra vita. E questo fu un motivo che spinse il Signore Gesù a soffrire e a morire sulla croce. Stamattina proprio vedremo un'altra motivazione. Per renderci capaci di vivere per Cristo e non per noi stessi. Leggiamo in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 15. E che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Sapete, imbarazza molte persone apprendere che Cristo morì per esaltare se stesso. Ridotto al nocciolo questo versetto di 2 Corinzi 5:15 dice che Cristo morì per noi affinché noi potessimo vivere per Lui. In altri termini, Egli morì per noi affinché noi dessimo grande importanza a Lui. In sostanza, Cristo morì per se stesso. Ora, questa è una verità. Non è un gioco di parole. L'essenza del peccato è che noi siamo venuti meno nel glorificare Dio. Il che include la mancanza di glorificazione del suo figlio. Ma Cristo morì per portare quel peccato e per affrancarcene. Ebbene, egli morì per portare l'infamia di cui noi l'avevamo ricoperto con il nostro peccato. Egli morì per ribaltare questo stato di cose. Cristo morì per la sua stessa gloria. La ragione per cui questo imbarazza le persone è che sembra qualcosa di vano. Non sembra un atto d'amore. Sembra invece che tutto questo trasformi la sofferenza di Cristo nell'esatto contrario di ciò che la Bibbia dice che essa fu, ovvero un supremo atto di amore. Però in realtà si trattò di entrambe le cose. La morte di Cristo per la propria gloria e la sua morte per mostrare il proprio amore per noi non sono solo cose entrambe vere, ma la stessa identica cosa. Cristo è unico, nessun altro può agire in questo modo e chiamarlo amore. Cristo è il solo essere umano all'universo ad essere anche Dio e quindi di valore infinito. Egli è infinitamente magnifico in tutte le sue perfezioni morali. Egli è infinitamente saggio, è giusto, è buono e forte. Egli è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, scritto in Ebrei 1:3. Vederlo e conoscerlo è più appagante che possedere tutto ciò che la terra può soffrire. Uno di quelli che lo conobbero meglio di tutti si espresse in questo modo: ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero tutte queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Lo ebbe a dire l'Apostolo Paolo scrivendo ai Filippesi al capitolo 3, versetto 7 ed 8. Cristo morì per noi affinché noi potessimo vivere per Lui. Non significa affinché potessimo essergli di aiuto. Dio non è servito dalle mani d'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. E questo vale anche per Cristo. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servire, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. È scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 10, versetto 45. Cristo non morì perché noi potessimo essergli di aiuto, ma perché potessimo vederlo, potessimo gustare il suo infinito valore. Egli morì per distoglierci dai piaceri velenosi, per avvicinarci con le delizie della sua bellezza. In questo modo noi siamo stati amati ed egli è stato onorato. Questi non sono due scopi incompatibili, ma si tratta di un solo unico scopo. Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbe dovuto andare via per poter mandare lo Spirito Santo, il Consolatore. Poi disse loro che cosa avrebbe fatto il Consolatore quando fosse venuto. Egli mi glorificherà, è scritto in Giovanni 16:14. Cristo morì e risuscitò affinché noi lo vedessimo e affinché noi lo potessimo magnificare. E questa è la massima consolazione al mondo. Questo è l'amore. La preghiera più amorevole che mai Gesù elevò fu la seguente: Padre, io voglio che dove sono io,
siano con me anche quelli che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria. Per questo Cristo morì. Questo è l'amore, soffrire per darci l'eterna delizia, ovvero soffrire per donarci se stesso. Che il Signore ti benedica. Amen. Grido allora al mio Signore, oh Gesù, guidami tu. Suo padre.